E do il benvenuto ai nostri telespettatori. Oggi Canale 8 inaugura la nuova rubrica dal titolo Profumo di Libri, che si occuperà di cultura attraverso la presentazione di saggi, di racconti, di ricerche e di romanzi. Del resto vi è la piacevole coincidenza che maggio è il mese dei libri, della lettura, che ha un grande valore sociale, un elemento fondamentale di crescita personale, di cultura e aspetto pedagogico. Per i giovani. Occorre ricordare che il libro è uno straordinario strumento che ci consente di rimetterci in movimento, di evadere dai vincoli della quotidianità e di nutrire virtuosamente la nostra mente. Detto ciò, non mi resta che presentarvi i nostri esperti, attraverso cui di volta in volta nel corso degli appuntamenti presenteremo vari testi. Con noi il professore Luigi Amato, salve. Benvenuto professore, e con noi pure l'architetto Cristina Perricone, benvenuta architetto. Noi iniziamo la nostra rubrica Profumo di Libri partendo con il professore Luigi Amato, che in questo primo appuntamento ci parlerà dei girasoli ciechi di Alberto Mendez, per la pubblicazione italiana a cura di Bruno Arpia, pubblicato nel 2006 da Guanda Editore nella collana Narratori della Fenice. I girasoli ciechi è un'opera ambientata nella Spagna franchista negli anni successivi alla sconfitta della Repubblica. L'autore Mendez, un professore di 63 anni, un professore universitario di Madrid, è morto proprio quando il libro stava riscuotendo un grande successo sia di pubblico sia presso i critici più raffinati e attenti. Il libro, professore, è un bellissimo affresco della guerra civile spagnola che spiazza, turba e fa riflettere il lettore contemporaneo, così lontano ma anche così vicino a quegli avvenimenti, che sono ricordati con uno stile forte, deciso, crudo, realistico. Quindi io do la parola al professore Amato, che ci parla del testo in questione, un'opera, professore, che è balzata quindi nel pantheon dei suoi testi preferiti. I girasoli ciechi è un libro sulla memoria collettiva, un libro di sensibilità eccezionale che credo commuoverà qualsiasi tipo di lettore, e possiede la forza di un libro pensato nel tempo, di un libro pensato appunto nel corso di tutta una vita. È un libro che in una costruzione melvilliana scaturisce da quelle quattro sconfitte dei personaggi, quindi quattro storie concatenate sia all'interno del campo repubblicano che di quello franchista. È una costruzione complessa questo libro, che non guarda solo le vicende storiche, che da questo punto di vista sono relativamente marginali rispetto alla costruzione del libro. È un testo sull'elaborazione del lutto, per esempio, l'essenza definitiva di una persona. È un testo in cui la profondità psicologica dei personaggi è straordinaria. Personaggi che vivono questa sconfitta o questa vittoria con tutta una serie di considerazioni particolari su quello che è l'essere umano. Quindi con tutto il suo corollario di, come dire, di retaggi storici, ma anche attraverso personalità distinte che superano quindi la marginalità contemporanea. È un testo assolutamente distante da altre forme di letteratura contemporanea. Quello che evidentemente i critici hanno notato, ma anche soprattutto il pubblico, è stato quello di un libro che non somigliava a nessun altro, che non affrontava gli stessi avvenimenti storici come da sempre sono stati affrontati, ma attraversava la memoria collettiva per la ricerca di una verità che quindi trascendeva dalle valutazioni politiche, da quello che è la vulgata sulla guerra di Spagna, ma andava a guardare l'intimo dei personaggi, l'intimo delle persone, attraverso anche una scrittura assolutamente inusuale, particolare, resa anche, diciamo, stimolante da una traduzione anch'essa molto interessante. Molto spesso nei libri, come dire, stranieri, la traduzione assume risvolti importantissimi,
a volte penalizza il libro, ma in questo caso ne rende, secondo me, quelle che sono alcune filosofie intrinseche che sicuramente avranno modo di colpire il lettore. Ecco, adesso entriamo nel vivo dell'opera. Si tratta di quattro racconti, quattro storie legate l'una all'altra da sottili richiami che descrivono un desolante destino comune. Come diceva il professore, ogni racconto descrive una derrata, ovvero una sconfitta. Il destino comune è quello dei vinti e dei vincitori della guerra civile spagnola. Professore Amato, alla base del testo c'è quindi l'attenzione per un evento significativo, storico, quale è appunto quello della guerra civile spagnola. L'evento è anche il pretesto per mettere in luce eroismi, forze e debolezze delle persone. In uno degli episodi, quello della storia del prigioniero che parla ai genitori di un fucilato, lui è stato prima il carceriere di un ufficiale dell'esercito franchista, adesso si trova sconfitto ad essere giudicato dal padre di quel prigioniero. Quindi in questa storia complessa lui racconta da un altro punto di vista quelle vicende, gli ultimi momenti di quel suo prigioniero, adesso che anche lui è prigioniero e si appresta a diventare vittima, come poi alla fine sarà, perché alla fine sarà, sconterà la sua pena fino in fondo. E in questo dialogo con i genitori del prigioniero emerge tutta la complessità dell'animo umano e tutto l'orrore della guerra e l'apparente insensatezza di tanti avvenimenti che invece in quel contesto hanno incredibilmente senso. È un po' un racconto che ci ricorda un altro libro che tratteremo in futuro, che è quello dei famosi romanzi di guerra degli anni 60 di Sven Hassel, cioè questi la logica tutta interna alle vicende di guerra, che è completamente differente da quella a cui siamo abituati noi, che per fortuna da 60 anni viviamo in pace relativamente, quindi ci siamo dimenticati insomma anche degli orrori e delle follie tutte interne appunto a situazioni come quella che era la guerra di Spagna, che è poi stato il prodromo della seconda guerra mondiale. Quindi. Ecco, il quarto e ultimo racconto è quello che poi dà il titolo all'intera raccolta. Un intellettuale repubblicano ricercato vive da tempo nascosto dentro l'armadio a muro di casa sua. Professore, il titolo si fonda senza dubbio sulla nascita di una dittatura. Il girasole cieco non può muoversi seguendo il sole. Evidentemente c'è anche un aspetto teatrale nell'ultimo racconto, cioè quello dell'assoluto straniamento, dell'assoluta, scissione tra quella che è la vita di un tempo e la vita reale, che diventa completamente distaccata per delle vicende che superano anch'esse l'episodio della latitanza del personaggio, ma che sono tutte poi collegate internamente a dei passaggi. I passaggi sono quelli del cambiamento di un mondo, dello scontro tra ideologie e visioni del mondo, ma anche di un quotidiano che è tutto legato alla personalità del soggetto. Quindi un quotidiano che distacca il lettore dalle vicende proprie del libro, lo trasporta su una dimensione assolutamente onirica. Questo, diciamo, è uno dei pregi di quest'ultimo racconto. Ecco, una scrittura non facile, uno stile deciso e una trama complessa, come appunto professore lei diceva, che richiedono una certa attenzione e una certa concentrazione. Alla luce di questo, professore Amato, a chi possiamo consigliare la lettura dei Girasoli ciechi? Ma i Girasoli ciechi è un libro per un pubblico attento, per un pubblico che si è dotato di grande sensibilità e anche di una discreta cultura da un lato. Ma è un libro che consiglierei in realtà a tutti, perché è un libro di educazione interiore, che molti possono leggere per crescere. E credo che da questo punto di vista sia un libro davvero straordinario, uno di quei libri di nicchia, non troppo famosi, che non sono dei bestseller nell'immediato, ma che in realtà nel corso del tempo poi diventeranno libri che rimangono nella storia della letteratura, e non solo quella spagnola ovviamente.
Il libro, ricordiamo, è stato anche rappresentato per il grande schermo grazie al regista José Luis Cuerda. È stato infatti presentato nelle sale cinematografiche nel 2008. E adesso diamo la parola all'architetto Cristina Perricone, la quale ci parlerà, avendone fatto il riferimento per una sua personale ricerca, dell'architetto Stephen Hall, che è stato autore della Stretto House. Sì, appunto Stephen Hall sicuramente è uno degli architetti più originali e più interessanti del panorama architettonico contemporaneo. Stephen Hall, infatti, diciamo, a differenza di molti suoi colleghi architetti, concentra la sua ricerca su quelli che sono i concetti basilari che sono poi fondamentali per caratterizzare i suoi progetti. A differenza infatti di molte archistar, Stephen Hall è molto attento al contesto ambientale, quindi si passa, si può dire, dalla tipologia alla topologia, che è praticamente lo studio di quello che è il luogo, che può offrire delle suggestioni fondamentali per quelle che sono appunto le caratteristiche che possono essere responsabili proprio della genesi progettuale. Sicuramente Stephen Hall appunto, avrebbe la possibilità di dedicarsi anche ad altri ambiti paralleli, mi riferisco appunto alla moda, all'interior design, all'arredamento, tutti ambiti affini a quelli che sono appunto di solito gli interessi di un architetto, ma ha deciso proprio di dedicarsi totalmente all'architettura per approfondire la sua ricerca nei progetti attraverso proprio dei concetti chiave che va a sviluppare. I concetti chiave che possono essere anche suggestioni prese in prestito da altre discipline. Infatti è uno dei pochi architetti che è attento anche alla musica. A proposito di questo, architetto, il progetto quindi ha un preciso riferimento con il brano di Béla Bartók, l'edificio di Hall, così come il brano si articola in quattro movimenti. Perfettamente. Nella Stretto House, infatti, c'è un richiamo fondamentale ad una figura retorica in particolare che troviamo appunto nella Fuga, che è una composizione musicale che ha trovato il suo maggiore sviluppo soprattutto nel periodo barocco con Bach. Lo stretto è appunto un accavallamento di soggetti musicali, per cui in una composizione polifonica sonoramente si accavallano queste linee melodiche, ma allo stesso modo, proprio figurativamente, ecco, vediamo appunto l'immagine della Stretto House, questo accavallamento si verifica anche proprio figurativamente in quella che è l'immagine architettonica. Attraverso cosa? Attraverso questo avvicendamento delle coperture in metallo che sovrastano appunto tutto l'edificio, la Stretto House, dove c'è anche un altro contrasto molto interessante, perché c'è la muratura ortogonale che quindi richiama alla mente il senso del pesante, del massiccio, che contrasta molto con quello che invece è la leggerezza della copertura metallica. E questo contrasto si ha proprio nella musica per corde, percussioni e celesta di Béla Bartók, perché c'è un contrasto evidente sonoro fra le percussioni e gli archi, viole, violini e violoncelli, che splendidamente si armonizzano tra loro, costituendo appunto questa armonia, diciamo, di leggerezza. Inoltre, in questo contrasto possiamo vedere che è presente proprio anche nel materiale che è utilizzato, perché i muri poderosi della Stretto House, che hanno questa forma così squadrata a pianta ortogonale, contrastano molto con quella che invece è la leggerezza curvilinea delle strutture metalliche. Il progetto di Hall ha influenzato la definizione dell'immagine, della forma architettonica del progetto della biblioteca multimediale alla Mazzarona. Architetto Perricone, in sintesi, ce ne vuole parlare? Sì,
Questo è appunto uno dei referenti alla scala architettonica per quanto riguarda uno dei miei progetti che ho curato appunto in collaborazione con l'Università degli Studi di Catania, che aveva come oggetto proprio dalla musica al progetto architettonico. Questo era il titolo appunto della ricerca. Per cui mi sono occupata appunto di trasporre quelle che sono alcune figure retoriche o tecniche musicali all'interno proprio del processo morfogenetico per la creazione, proprio la realizzazione del progetto architettonico. Bene, si chiude qui il nostro primo appuntamento dedicato alla scoperta del mondo dei libri. Ricordiamoci che il libro non è solo un oggetto, ma esso è anche un progetto volto a coinvolgere anche le persone che ancora non hanno scoperto il piacere della lettura. Leggere può infatti cambiare la vita. E per l'esordio di questa nostra rubrica, Profumo di libri, leggo alcune righe di un noto romanzo. Sono una tarma e divoro libri, non disdegno né quelli antichi né quelli moderni. Io mi nutro di cultura e adoro tuffarmi tra le pagine, patinate o rugose, lisce o ruvide. L'importante è essere dimenticate, lasciata in pace quando mi abbandono avvolta da quel profumo che solo un libro può emanare.